Rieccoci ragazzi, ben ritrovati su Fantasoccorso. Siamo qui adesso per discutere della top 6 portieri, valevole per la 22esima giornata. Ricordiamo che la porta è sempre un ruolo fondamentale per il Esatto. fantacalcio e quindi i bonus che possono portare i portieri a volte valgono quanto i gol degli attaccanti. Passiamo subito ai Subito. portieri Il consigliati. primo nome che c'è cioè il nome in lista è Handanovic. Samir Handanovic, l'Inter si troverà di fronte col Un Bologna, Bologna, allo diciamo un Bologna allo sbando, anche se sbando, ha sì. cambiato allenatore. Crediamo che possa tenere la porta inviolata, così come Perin, Perin che è favorito su Szczęsny che per lo quanto collochiamo al riguarda. Poi secondo posto in questa classifica. No, il terzo mettiamo, abbiamo messo diciamo così, abbiamo messo Cagliari-Atalanta. Stracoscia Ah, che Stracoscia, sì, sì, che che Frosinone-Lazio. Frosinone Lazio, ragazzi, non c'è bisogno di spiegazioni. La Lazio dovrebbe riuscire a mantenere la porta inviolata, quindi assolutamente consigliato Stracoscia. Quarto posto, partita difficile, ma ci sentiamo comunque di inserirlo sul quarto gradino di questa classifica. È Meret, Sì, il portiere del Napoli, comunque giocherà contro Napoli-Sampdoria. una Sampdoria che in questo periodo sta giocando molto bene. Ma ci sentiamo comunque di consigliarlo. Quinta piazza invece la dedichiamo a Berisha dell'Atalanta che giocherà in casa del Cagliari. Esatto, Cagliari-Atalanta. Atalanta quest'anno può essere etichettata quasi come una big, quindi per quello che sta facendo e che sta dimostrando, quindi consigliamo Berisha. Ultima piazza invece Roberto. L'ultima piazza abbiamo Donnarumma, Roma-Milan, anche se il Milan giocherà fuori casa, però credo che con una Roma, diciamo, a pezzi, diciamo così, Il non Milan dovrebbe... poi ha subito 3 gol nelle ultime 8 partite, Esatto, non dovrebbe creare tanti problemi al Milan. quindi ci sentiamo di consigliare Donnarumma, ovviamente sconsigliatissimo Olsen, Olsen, assolutamente, con che Piontek di dai fronte. Piontek di fronte, un portiere davvero inaffidabile, purtroppo chi ci ha puntato al fantacalcio, me compreso, Ha sbagliato. ha sbagliato e si sta pentendo. Ragazzi, siamo giunti quindi alla fine per tutti i consigli di questa 22esima giornata. Vi rinnovo l'appuntamento sulla nostra pagina Fantasoccorso per qualsiasi vostro dubbio di Sul formazione, nostro canale sul YouTube. nostro canale YouTube per rivedere e condividere anche i nostri video qualora vi fossero piaciuti. Ricordiamo ai nostri amici Bruno che domani ci sarà una diretta per quanto riguarda il mercato. Sì, Ricordiamo che oggi faremo. finisce il mercato della Serie A, vediamo quali colpi ci saranno e domani vi aggiorneremo. Sì, faremo una piccola Un diretta piccolo se riassunto. riusciremo per fare un riassunto sugli affari dell'ultima giornata di mercato e ci vediamo sulla pagina come Ciao a sempre. tutti. Ciao ragazzi!